Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa del nostro allenatore Andrea Pirlo. Vi chiedo, come sempre, la cortesia di iniziare con una domanda a testa. Iniziamo con Enrico Zambruno di Juventus TV. Buongiorno mister, Enrico Zambruno Juventus TV, le chiedo che cosa ha lasciato nello spogliatoio la vittoria della Supercoppa e in che modo appunto questo successo porta la squadra alla sfida di domani contro Bologna. Grazie. Ma ha lasciato un grande entusiasmo, perché vincere aiuta a vincere, quindi c'era grande euforia dopo la partita e grande entusiasmo in questi giorni, nonostante la stanchezza. Siamo riusciti a recuperare, ad allenarci con grande voglia, avendo in testa gli obiettivi futuri, che si chiama Bologna, e quindi siamo pronti adesso per la partita di domani. Davide Bernardi di DAZN. Buongiorno mister. È stata una settimana appunto di picchi, no? A livello di entusiasmo, molto bassi dopo l'Inter, molto alti dopo il Napoli, quindi l'Udinese da questo punto di vista può essere un po' un termometro attendibile sul momento della squadra, al di là della stanchezza appunto. Siccome lei, ma anche gli altri giocatori che hanno parlato dopo entrambe le partite, Inter e Napoli, hanno parlato molto di mentalità, di determinazione giusta, di approccio giusto. E la Juve è una cosa che si porta dietro un pochino da inizio stagione, questa irregolarità. Io le chiedo se si sta dando una risposta sul perché nei 90 minuti anche a livello di concentrazione non siate sempre a livello altissimo e come sta lavorando da questo punto di vista, a partire dall'Udinese ovviamente. Ma a livello di continuità sì, abbiamo sbagliato fin dall'inizio del campionato, però tutte le squadre hanno avuto durante la stagione, anche durante le partite, questi alti e bassi, questi cali di concentrazione, anche se vediamo tantissime partite non finiscono più ormai né 1-0 né 0-0, ma quasi tutte le squadre prendono gol dovuto alle tante partite, non aver avuto una giusta preparazione, aver giocato subito dopo la fine della scorsa stagione, quindi un po' anche di stanchezza mentale c'è all'interno di tutte le squadre, perché non è facile preparare e stare concentrati tutti i 90 minuti ogni 3 giorni. Quindi questo è dovuto un po' al periodo che stiamo vivendo, ma non solo in Italia, anche negli altri campionati. Noi ci stiamo lavorando, sappiamo che dobbiamo migliorare molto su questo, perché ci ha portato dei punti in meno, e quindi sappiamo che può essere il nostro tallone d'Achille. Giovanni Guardalà, Sky Sport. Buongiorno, a proposito di stanchezza, nel post partita di Juventus-Napoli, Chiellini ha detto di essere, che alla vigilia insomma era un po' preoccupato perché aveva giocato tanto e quindi aveva paura anche di potersi far male. Le chiedo se per domani non ci sono rischi oppure se va gestito e poi se può fare il punto su come stanno gli altri da Chiesa, Bentancur, vabbè, poi ci sono purtroppo i positivi De Ligt e Alexandro, se può Sì, fare il punto. no, Giorgio già nel riscaldamento col Napoli si era fermato per un dolorino alla schiena, però ha stretto i denti ed è riuscito poi a giocare tutti i 90 minuti. Viene da un periodo lungo di inattività, quindi anche per lui fare delle partite così ravvicinate non è semplice, però sta recuperando bene, si sente bene, quindi questa è la cosa più importante. Mentre per gli infortunati li abbiamo quasi tutti recuperati, Chiesa sta meglio, Frabotta anche, e poi chi altro che era? Demiral anche oggi si è allenato con il gruppo, quindi sono a disposizione e vedremo domani chi schierare in campo. Filippo Bonsignore, Corriere dello Sport. Buongiorno mister, e le chiedo se la Juve che abbiamo visto in Supercoppa è quella che lei vorrebbe vedere sempre o se questa squadra deve aggiungere altre qualità o migliorare in altre cose per avere quella a cui lei tende che lei vorrebbe vedere sempre. Grazie. Migliorare, tutte le partite sono diverse, però quando entri in campo con l'atteggiamento dell'altra sera, poi anche le minime sbavature possono girare dalla tua parte. Quindi se hai questa voglia, questa determinazione, questa concentrazione, poi anche queste cose ti portano ad avere dei risultati positivi. E si può migliorare in tutto, nella fase dell'approccio, nella gestione tecnica di tanti palloni giocati, però su quello l'abbiamo analizzato anche stamattina. Abbiamo rivisto qualcosa dalla partita del Napoli, dove potevamo far meglio alcune cose, quindi su questo possiamo lavorare. Paolo Tomaselli, Corriere della Sera.
Buongiorno Andrea, volevo chiederti se Chiesa sulla sinistra con Ronaldo in contemporanea è un esperimento, comunque una modalità che non rivedremo, se puoi spiegarci l'importanza di McKennie in questa squadra. No, Chiesa può giocare tranquillamente sulla sinistra, l'ha fatto spesso, in tante occasioni si possono anche interscambiare, perché quando Cristiano va in ampiezza lui comunque è capace di venire dentro il campo e farsi trovare in quel tipo di posizione, l'ha fatto anche l'altra sera contro Napoli, e quindi per noi no, non cambia niente, le posizioni vanno occupate, poi che ci sia un giocatore o l'altro non importa. McKennie è un giocatore importante per dinamismo, per forza, ha tempi di inserimento incredibili, riesce a giocare tra le linee, quindi è un giocatore che ci sta dando tanto. Andato Mauro, il messaggero. Buongiorno mister, volevo chiedere se lei ritiene che la rosa sia competitiva e completa così com'è, oppure pensa che in qualche reparto ci sia bisogno di un rinforzo sul mercato. Grazie. Ma no, io sono soddisfatto della rosa che ho a disposizione, è un gruppo fantastico di giocatori forti e quindi non ho bisogno di niente, siamo tranquilli sui giocatori che abbiamo, purtroppo ne abbiamo avuti tanti fuori per infortunio, per Covid, e questo è stato l'unico problema, per il resto sono soddisfatto. Fabrizio Ferrero, Sport Mediaset. Buongiorno, le volevo fare una domanda. Quello che ha detto Mihalovic in conferenza stampa, non so se lei ha sentito qualcuna delle cose che ha detto, in particolare una sfida con lei sulle punizioni, ha detto che lui era più forte a tirare le punizioni e che se avessimo fatto la domanda a lei l'avrebbe ammesso. E l'altra cosa che a Coverciano le ha fatto lezione, le ha svelato tutti i suoi segreti e lei a questo punto sa tutto del suo Bologna, lui dovrà cambiare qualcosa perché lei è avvantaggiato. Che ci dice? No, lui ci ha fatto una lezione l'anno scorso a maggio e io dopo la lezione gli ho mandato un messaggio per fargli complimenti, che è stata veramente una bella lezione, però non è detto che so tutto di lui perché ci ha spiegato, però poi ogni allenatore in base alle partite che gioca può cambiare qualsiasi cosa, quindi lo ringrazio perché mi ha dato modo di scoprire tante cose che lui fa, di imparare certe cose, però poi per quanto riguarda le punizioni basta guardare i numeri e vediamo chi è stato il migliore. Giovanni Albanese, Sport Italia. Sì, buon pomeriggio mister, le chiedo se ci sono possibilità che Kulusevski venga confermato in attacco dal primo minuto e se poi ci conferma Szczęsny tra i pali, grazie. Sì, Szczęsny è confermato, Kulusevski potrebbe giocare dall'inizio come subentrare in corsa, sta bene, ha fatto due ottime partite, si è ripreso dal periodo un po' di appannamento che ha avuto dopo le tante partite, quindi è un giocatore che noi riteniamo di grande avvenire, sta disputando una grandissima stagione nella Juventus, che non è facile, invece lui è entrato già con grande spirito perché è un ragazzo intelligente, è ambizioso e quindi questa è una grandissima qualità. Valerio Clari, Gazzetta dello Sport. Buongiorno, volevo chiederti, la Juve resta una delle migliori difese del campionato, tornando alla difesa, però solo in tre occasioni non siete riusciti a non prendere gol. È un dato che comunque consideri accettabile, visto la tendenza offensiva della squadra, l'emergenza e tutti questi problemi, o è una cosa su cui bisogna ancora lavorare? Ma no, sul livello difensivo bisogna sempre lavorare, però siamo una delle migliori difese, però come ti ho detto prima, in questo campionato difficilmente le squadre non prendono gol, perché ci sono tante squadre che giocano a calcio, hanno voglia di sviluppare di più rispetto al passato, magari tendono di più a voler attaccare che difendere, quindi ti portano a vedere delle partite più aperte, però la fase difensiva è molto importante per avere un certo equilibrio, e si sa che chi ha la migliore difesa di solito alla fine arriva ad vincere i campionati. Emanuele Gamba, La Repubblica. Ciao Andrea, volevo chiederti anche una cosa su Kulusevski. Volevo sapere se il fatto che l'altra sera ha giocato l'attaccante è dovuto al fatto che mancava Dybala, che Morata non era al meglio, o può essere una soluzione anche un po' più stabile per lui, visto che quest'anno forse non ha ancora trovato un ruolo definito, magari ancora presto perché ce l'abbia vista l'età che ha. Sì, no, quella può essere una delle sue posizioni, lui può ricoprire più ruoli, dalla seconda punta, può giocare sull'esterno, può giocare come centrocampista che viene dentro il campo, quindi è un ragazzo giovane, ha questa fortuna, quindi è anche capace di ricoprire
più posizioni durante il campo, forse giocando da seconda punta in questo momento della sua crescita, della sua carriera, è un po' più libero di muoversi, anche con meno compiti difensivi, e quindi in questo momento magari si sente anche più leggero quando gioca in quella posizione. Passiamo a Fabio Riva di Tutto Sport. Buongiorno mister, vorrei chiederle se a livello personale, adesso a mente fredda dopo la vittoria in Supercoppa, è cambiato qualcosa per lei dopo la curiosità di alcuni, lo scetticismo, l'orgoglio personale per aver iniziato questa avventura da allenatore, però è arrivato il primo trofeo, ecco, questo le dà più consapevolezza, più pressione, già una prima piccola rivincita, perché intanto uno è arrivato. Grazie. No, nessuna rivincita, io lavoro dal primo giorno con lo stesso entusiasmo, so che se vinci sei bravo, se perdi non lo sei, ma lo era anche da calciatore. Continuo con la stessa voglia, sapendo che devo migliorare, che posso crescere tanto come deve crescere la squadra, però vincere un trofeo non mi cambia niente, perché voglio vincerne altri e spero sia stato uno di tanti. Giorgio Musso, calciomercato.it. Salve mister, una domanda sulla corsa scudetto: qual è al momento per lei la squadra favorita per il titolo e qual è l'avversaria più pericolosa per la Juve? Grazie. Ma la corsa per il titolo, come ha detto anche Fonseca, è racchiusa in queste 5-6 squadre più o meno dello stesso livello, però adesso è la squadra a battere il Milan, perché è prima in classifica, sta dimostrando di avere una grande continuità e quindi bisognerà fare la lotta su questa squadra. Però noi dobbiamo guardare a noi stessi, sappiamo che dobbiamo vincere tante partite, poi vedremo come andrà a finire. Avremo tanti scontri diretti da giocare qua a Torino nella seconda parte del campionato, e quindi poi vedremo ad aprile a che punto saremo. Antonio Paolino, Radio Bianconera. Ciao Andrea, siamo praticamente a metà percorso. Ti chiedo, nelle statistiche che riguardano la Juventus, la Juve primeggia nel possesso palla, addirittura la migliore nella metà campo avversaria. Che cosa manca come dato alla Juve che avrebbe voluto Pirlo a questo punto del campionato? Grazie. Ma guarda, i dati non mi sono mai piaciuti e quindi non è che li guardo. Io li guardo soprattutto come gioca la squadra, come tiene bene il campo, come sono le posizioni, poi i dati possono variare di partita in partita, e quindi tu mi dici che è il miglior possesso palla nella metà campo avversaria. Questa è una cosa che mi piace, perché è quello che proponiamo dall'inizio della stagione, quello di cercare di portare la palla dall'altra parte e di cercare di tenere lì gli avversari. Quando riesci poi a recuperarla cercando la riconquista immediata, sei subito dall'altra parte, quindi corri di meno e riesci ad avere subito anche una ripartenza veloce. Quindi questa è la cosa più importante, a parte i dati. Ultime due domande. Romeo Agresti, gol.com. Buongiorno mister, le chiedo se per domani anche Dragosin può essere un'opzione dal primo minuto. Grazie. Ma no, Dragosin è pronto, forse giocherà mercoledì in Coppa, però per domani credo di avere a disposizione ancora Chiellini, Demiral oggi si è allenato, quindi sceglierò tra uno di loro due. Ultima domanda, Gianluca Denino, La Stampa. Ok, niente, quindi chiudiamo qui, grazie a tutti, buona giornata.